tema di oggi, avremo modo di esplorarlo, abbiamo degli esperti che vi spiegheranno nel dettaglio che cos'è il design thinking e come può aiutare il lavoro di tutti noi in azienda. A me piace dire che si tratta di un format che in Italia è veramente poco utilizzato, molto innovativo, e speriamo lo troverete stimolante e ce lo direte alla fine dei lavori. Il design thinking cos'è? Iniziamo veramente con una brevissima introduzione di che cos'è il design thinking, ma soprattutto quello che mi interessa passarvi è come SAP lo sta utilizzando, come SAP sta portando questa metodologia, che è un approccio che tipicamente utilizzato in moltissimi altri settori, all'interno di un mondo del software, quindi delle nuove tecnologie, di come queste nuove tecnologie possono essere implementate. Arriviamo alla parte operativa, quindi che cosa andiamo a fare oggi? Oggi, come ha detto giustamente prima Flaminio, non possiamo fare una sessione completa di design thinking per tanti motivi, per questioni di tempo, per questioni comunque di diversità delle aziende non coinvolte, ma vogliamo darvi un primo, diciamo, approccio, un primo assaggio di quello che potrebbe essere un percorso che possiamo fare insieme, soltanto questa metodologia, concentrandoci su una parte che è, diciamo, comune un po' a tutto il processo, a tutto il framework di design thinking, che è la parte di esplorazione e di generazione di nuove idee. Ci divideremo sostanzialmente in due gruppi, quindi avete due cartelloni, adesso vi farò vedere in che modo, e l'idea è proprio quella di lavorare insieme utilizzando questi cartelloni, utilizzando i post-it che ci sono sui tavoli, andremo a costruire queste mappe. Poi arriveremo alla fine della giornata in cui faremo un recap di quello che ci siamo detti, di quello che abbiamo generato, e vedrete poi come riusciremo a tirar fuori veramente il massimo da queste sessioni. Sicuramente il metodo è un buon metodo per lavorare, migliorare i risultati all'interno di un gruppo di lavoro. Lo spunto importante è il fatto di togliersi gli occhiali da uomo o donna di marketing, uomo o donna di IT, per poter invece calarsi nei panni del consumatore e provare veramente in maniera libera a capire come coinvolgerlo. Il business model di SAP, in realtà, più che la vendita del software, che è il momento, diciamo, finale, è la conoscenza del cliente. Quello che oggi poi è cambiato è lo scenario, per cui la grande quantità di dispositivi mobili interconnessi di vario tipo, il numero di persone che sono interconnesse e anche la quantità di dati che stanno proliferando, sia pubblici, pensiamo agli open data, ormai quasi tutte le principali pubbliche amministrazioni come il Comune di Milano rilasciano dati, informazioni pubblicamente accessibili, ma anche dati privati. Ora, questo è un contesto nuovo, l'esigenza di conoscere il cliente è un'esigenza antica, la capacità di saperlo fare oggi in questo contesto è decisamente diversa. Sicuramente uno degli aspetti che per noi diventa importante è proprio ricostruire il percorso che il consumatore fa nel suo quotidiano e renderlo rilevante per quello che noi possiamo rappresentare per lui. Non serve sapere tutto e sempre, però ci sono dei momenti che sono fondamentali ed è importante inquadrarli in questo percorso. L'aspetto più ingaggiante è proprio l'utilizzo di queste tecniche, di questi strumenti che sono noti ma che non sono sempre utilizzati, quindi a lavorare sui concetti di design thinking, che vuol dire trasformare la tecnologia o il prodotto sulla base dell'esperienza, è sicuramente uno degli aspetti più interessanti e rilevanti. Noi cerchiamo di metterci nelle scarpe dei nostri consumatori e quindi lo facciamo per lavoro ma anche poi nella vita, cercare di pensare al consumatore come noi stessi, nelle vesti di consumatore, sia che esso acquisti dei prodotti di largo consumo ma anche del software e quindi anche i nostri clienti. Certo. Questo è l'approccio che noi cerchiamo di portare anche attraverso le nuove metodologie, come oggi abbiamo avuto modo di testarne alcune, che ci aiutano in qualche modo ad indirizzare ancora meglio quali sono le esigenze dei nostri consumatori per indirizzare tutte le nostre attività, che siano esse di vendita o anche di realizzazione del software stesso. È stata una mattinata molto interessante perché porta a vedere un approccio, un metodo di fatto che è utilizzato anche se magari in maniera artigianale da precedenti esperienze all'interno
quantomeno della divisione marketing che seguo io, molto più difficilmente all'interno complessivamente dell'azienda, ma sono convinto che pensare in un modo un po' più aperto e strutturato aiuti in realtà a identificare delle soluzioni che non sono chiaramente immediatamente visibili, magari seguendo determinati approcci, e pertanto dona un valore aggiunto. Deve essere secondo me molto supportato anche dalle altre funzioni per diventare soprattutto sistemico e non episodico. C'è da dire che clienti diversi, di industrie diversi, con caratteristiche diverse anche in termini di struttura proprio di azienda, hanno però obiettivi comuni, che è quello di raggiungere il consumatore in un certo modo, farlo nel miglior modo possibile, cercare di trattenerlo più a lungo, quindi fidelizzandolo in qualche modo attraverso specifiche iniziative, cercando di sviluppare con lui poi tutta un'attività di vendita naturalmente, però anche un'attività di collaborazione, di scambio di informazioni. I social media permettono di far conoscere, assolutamente, assolutamente. Questo è l'elemento comune che abbiamo riscontrato all'interno di questi gruppi e che mi sento di sottolineare. È stata una mattinata assolutamente interessante. Io credo che magari inconsciamente ognuna delle aziende che hanno fatto parte di questo panel abbiano nel loro DNA dei ragionamenti che sono quelli che abbiamo sentiti, e sono quelli che tutto sommato SAP ha codificato intelligentemente e in maniera molto appropriata. Credo che si possa andare ad approfondire un ragionamento così come quello che c'è stato, è una metodologia così come quelle che ci sono state indicate. Si tratterà magari di mettersi a tavolino e individuare quelle che sono le argomentazioni più facilmente espletabili nell'interesse ovviamente dell'insegna che rappresento. Nella mattinata che ho trascorso, che sicuramente è una mattinata molto utile e interessante, mi sono portato a casa che è uno strumento che io utilizzo in maniera molto semplice, perché è fatto in casa e già qualcuno l'ha pensato in maniera più strutturata, quindi chi utilizza dei processi di sviluppo dei prodotti, delle idee, ha bisogno magari di un supporto, può trovare sicuramente in società che fanno questo di mestiere un valido appoggio per aiutare appunto a essere più performanti nel mercato. Lo consiglierebbe? Lo consiglio sicuramente, perché è un valido strumento, sia se fatto in maniera artigianale sia se fatto in maniera industrializzata, è sicuramente un aiuto e serve anche per coinvolgere tutta l'azienda nello sviluppo delle idee, dei prodotti e dei servizi. Spero che ognuno di loro si porti a casa l'idea di poter utilizzare questa metodologia per evidenziare delle idee che in realtà ci sono già all'interno dell'azienda, che vanno solo un attimino così proprio trovate insieme alle altre, per concentrarsi poi e vedere se ne hanno un'effettiva e valida possibilità di utilizzo, di portare valore all'azienda. Veramente stimolante come esperienza. Il design thinking è un metodo di lavoro semplice, e proprio perché è semplice è possibile diffonderlo con facilità in azienda, e questo è un punto molto importante. E dall'altro permette di analizzare e studiare il cliente con degli occhiali diversi. Il fatto di avere delle diversità di tipologie di business poi alla fine ha arricchito, perché per ciascuno, soprattutto nella Customer Journey Map, abbiamo cercato poi di evidenziare i temi specifici di ciascuno, cercando di trovare, se avessimo avuto ancora un quarto d'ora di tempo, il tema di cosa una industry poteva dare a un'altra, che era un aspetto interessante.